Intel ha letteralmente cambiato l'intero panorama performance con l'uscita dell'Alder Lake praticamente un anno fa. E subito dopo poco l'annuncio dei processori desktop sono stati anche annunciati processori portatili che ci hanno messo un pochettino ad arrivare, però finalmente oggi siamo qui e sono lieto di potervi parlare del nuovo, fino a un certo punto, i9 12900H. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo con una recensione un pochettino di quelle addentrate, perché oggi andremo a parlare di processori, in questo caso i processori portatili, i processori Alder Lake Intel 12ª generazione. Sappiamo che comunque non siamo troppo lontani da una nuova serie di processori desktop, però i 12900H e i 12000 serie Alder Lake in generale meritano davvero di essere presi in considerazione perché hanno cambiato e probabilmente cambieranno anche il futuro, l'intero panorama per quanto riguarda il mercato laptop. Iniziamo a parlare un attimo di cosa ci abbiamo oggi. Oggi davanti a me c'è l'Acer Triton SE500, praticamente è un portatile da gaming di fascia super alta, il costo è effettivamente straelevato. Il portatile che ho io esattamente in questo momento in mano non è fisicamente acquistabile in Italia, perché in Italia non abbiamo la versione con l'i9, abbiamo la versione con l'i7, ma tra l'i7 12700H e l'i9 12900H cambia praticamente nulla. Il 12900H è veramente leggerissimamente superiore, però diciamo che poi ci sono delle cose di cui parleremo dopo che praticamente li apparano a livello di performance. Sono comunque due processori veramente super potenti. La lineup è completata da una flotta di SKU che è impressionante. Intel ha dato veramente una larghissima possibilità di personalizzazione per chi fa i laptop. Praticamente ci abbiamo dal processore che è veramente con pochi core, pochi threads, tanti core, pochi P-cores o solo i cores per andare a sfruttare appunto al massimo l'efficienza energetica dei core, a processori potenti come questo, come il 12900H, che è effettivamente un processore che per i portatili non si era mai visto. Cosa c'ha di particolare questo 12900H? Innanzitutto è fondato praticamente sull'architettura Alder Lake, quindi sappiamo già che avremo la differenza tra P-Core e E-Core. Vi prego, smettete di chiamarla architettura Big Little, perché in realtà non è così. Gli E-Core sono dei core che lavorano su inefficienza energetica, ma sono dei core decisamente potenti rispetto a quello che potrebbe fare un core in efficienza energetica. Soprattutto il loro stesso amalgamento all'interno dell'architettura è profondamente diverso rispetto a quello che possa essere appunto un'architettura Big Little. È un'architettura ibrida a tutti gli effetti. Il 12900H è il più potente processore per quanto riguarda il mercato mobile. Non stiamo nemmeno a pensare a processori come possa essere M1 o M2, perché quello che fa questo processore, ovviamente andando a consumare di più rispetto a questi, è impareggiabile. Rendetevi conto che abbiamo su un mercato mobile un processore da 20 threads. Ora, già mi ricordo che pochi anni fa era praticamente impensabile avere un processore che ce ne avesse 8, oggi ne abbiamo 20. E tra l'altro, che diavolerie di 20 threads abbiamo. I punti forti del processore sono sicuramente la frequenza decisamente elevata per un processore per portatili. Arriviamo a 5 GHz, partiamo comunque da una frequenza di base ben superiore ai 3 GHz, praticamente 3,8 GHz, 20 threads che sono dati dai 6 P-core, quindi 6x2 con Hyper-Threading, e 8 E-core che praticamente sono i core efficienti, quindi 20 threads che quindi alla fine del conto totale ci abbiamo 14 core, 20 threads. Sì, sono tanti. Io ho server che hanno meno threads di questo. E tra l'altro non sono così potenti. Solitamente si è abituati a pensare che la differenza soprattutto in single threads tra un processore per mobile e un processore che riguarda il mercato desktop sia effettivamente molto marcata. Qui in questo caso ce l'abbiamo, ma dai benchmark sintetici ho potuto vedere come la differenza sul singolo core veramente va ad intaccare rispetto ad un top di gamma Intel di circa il 5%. È veramente nulla. Per quanto riguarda il multithreading, il processore lavora fortissimo e praticamente abbiamo un 12.000, fate conto, è come se questo qui fosse un 12600H ficcato dentro un portatile con un consumo massimo, quindi praticamente con una potenza massima di 115 watt, tanto per un portatile, ma non così tanto alla fine per le performance che offre. Comunque processori, scheramali, RAM, quello che volete, ma alla fine comunque serve il sistema operativo, almeno la chiave di Windows paghiamola poco. Infatti con KissFan, di cui trovate il link in descrizione, potete avere, grazie al coupon che vedete adesso a schermo, un bello sconto
sconto sull'acquisto di Windows 10 o Windows 11 fino anche al 50%. È tutto molto semplice, voi mettete il codice, vi arriva la chiave per email, la mettete su Windows e il gioco è fatto, Windows è attivato. Mi raccomando ragazzi, il link è in descrizione. Il processore si basa su due power limit, il primo a 45 e il secondo appunto a 115. La versione H non è overclockabile, esiste anche un HK, per quanto però io comunque non è che sia un grande fan delle soluzioni di overclock per quanto riguarda il mercato portatili, anche perché in questo caso Acer ha utilizzato una personalizzazione gaming che però effettivamente stringe l'occhio anche forse a qualcosa che gaming non è, perché parliamo di un portatile che è veramente poco spesso per quello poi che deve andare a fare. Questa soluzione comunque gli permette di mantenere delle temperature in un utilizzo normali, non esagerate. Ovviamente quando si carica, come in un qualsiasi portatile esistente, nascono problemi. Anche in questo caso Intel riporta una piccola pecca, una pecca rispetto appunto al mercato desktop, che è quello della cache. Abbiamo 24 MB di cache, comunque importanti per un processore per dispositivi portatili, però comunque ecco, sappiamo già comunque che Intel sulla cache un pochettino di lavoretto deve fare. Nonostante questo, da tutti i benchmark che ho potuto effettuare, ho potuto semplicemente vincere, che effettivamente è il miglior processore per quanto riguarda il mercato portatile, sia se vuoi giocare sia se vuoi fare anche altro. Una delle grosse problematiche che aveva Intel fino alle serie precedenti era sicuramente quel comparto della durata della batteria, perché anche in generale quando si stava in idle, quando magari non si andava a fare delle operazioni troppo pesanti, comunque c'era innanzitutto un problema di drain e soprattutto un problema comunque di un consumo sempre particolarmente elevato. Grazie finalmente all'architettura Alder Lake, Intel riesce ad essere competitiva anche su questo segmento. Rendetevi conto che per quanto riguarda per esempio l'utilizzo multimediale del PC, che è quello che possa essere, non lo so, per esempio stare su internet, vedere video su YouTube, scrivere, leggere mail, il processore ha un consumo che va dai 10 ai 22 watt su una batteria di 99,9 wattora, a seconda poi di come arriva, diciamo, perché poi le batterie possono avere anche delle piccole percentuali di usura già nel momento in cui arrivano, però effettivamente insomma una batteria da 100 wattora, per farla breve, questo portatile comunque, ovviamente includendo anche il consumo di altri componenti come schermo eccetera, riesce comunque a darvi circa 4 ore e mezza di utilizzo semplicemente in quell'ambito. Per un portale da gaming, ragazzi, posso assicurarvi che sono parecchie. Ovviamente la tempistica scende nel momento in cui si va in sessione di gioco pesante, perché comunque abbiamo 115 watt di processore e 115 watt praticamente soltanto di scheda video. Il processore, nonostante questo però, siccome comunque abbiamo un display da 2560x1600 su questo portatile, durante le sessioni di gaming non arriva mai al 100%, anzi vi va a consumare decisamente di meno, perché è un processore veramente forte e sfrutta al massimo la scheda video, in questo caso l'RTX 3080 Ti Mobile, quindi insomma alla fine durante una sessione di gaming comunque al paio d'ore ci arrivate. Il 12900H ovviamente gira su DDR5, in questo caso noi abbiamo 4800 MHz CL42. Allora, già le DDR5 per desktop è complicato andarle a trovare di performance super elevate, per quanto riguarda il portatile ovviamente abbiamo sempre avuto qualcosina in meno, vanno comunque più che bene per quello che abbiamo sotto mano. Mi sono occupato prima di tutto di svolgere dei test in gaming e ho cercato di riportare la risoluzione che vi ricordo, quella dello schermo è 2560x1600 a 2560x1440p, dettagli maxati, per dare un pochettino un'idea più veritiera, un'idea magari con cui siamo più familiari nel testare e verificare cose. Il primo gioco che sono andato a testare è Shadow of the Tomb Raider, è un gioco AAA che praticamente ovviamente conserva con sé anche RTX e DLSS, e possiamo notare come il PC, insomma come frame medio, ci restituisce un risultato di circa 112 frame medi. Se andiamo a confrontare il risultato di un qualcosa del genere con un altro processore, praticamente fatevi conto, è come avere una 3060 Ti, lo stesso risultato che avessi una 3060 Ti con la 3080 Ti Mobile, col processore che effettivamente dorme, potrebbe veramente spingere molto molto di più. Siamo passati quindi a Cyberpunk, anche in questo caso il processore non è stato molto coinvolto all'interno del benchmark, è un processore veramente troppo potente per ridurlo semplicemente a giocare. Infatti la prima volta di cui ho parlato di questi processori è che praticamente li ho descritti come dei veri server portatili, cioè una potenza computazionale inimmaginabile all'interno di questi processori, con RTX attivo e senza DLSS, quindi praticamente ray tracing puro, abbiamo dei risultati che sono veramente non troppo belli, le cose migliorano col DLSS. Nonostante questo, se
proviamo a giocare a 1440p maxato la 3080, la 3080 Ti mobile, non è che riesca su Cyberpunk a darti il top di gamma. Una cosa molto importante, ragazzi, non confondere mai la nomenclatura mobile con la nomenclatura desktop. È un errore che ho fatto in passato, magari nel non dirvi questa cosa, perché l'ho sempre data per scontata che voi sappiate che all'interno di un portatile non si possa mettere una scheda video full factor. La 3080 Ti mobile, rendetevi conto, è molto più simile a una 3060 Ti o una 2080 Super, ok? Qualcosa del genere, forse anche leggerissimamente meno. Non è però la 3080 Ti che ha le performance della 3090, anche perché questa consuma 130 watt, quella ne consuma 3 volte di più. Passando ad altri giochi di AAA un pochettino così più intensive, come può essere Hitman 3, che all'interno del benchmark c'è comunque una parte molto pesante anche per quanto riguarda il processore. Abbiamo una media di 100 fps, di cui non ci possiamo assolutamente lamentare. Parliamo quindi di Warzone, gioco dove effettivamente soprattutto per quanto riguarda le latenze e il carico sul processore devi andarci a spingere. In questo caso non siamo più sul 1440p maxato, perché praticamente le risoluzioni su Warzone sembra un casino andarle a fare, quindi 1600p, leggermente di più del 1440p, cioè abbiamo comunque una media di 90 frame al secondo. Anche in questo caso il processore possiamo notare come effettivamente spinga veramente veramente tanto. Passando ad altri giochi di AAA, come possa essere Horizon Zero Dawn 1440p, anche in questo caso abbiamo una performance massima di FPS di 148, il che vuol dire che il processore anche su giochi del genere riesce a spingere più di 140 frame. La scheda video però ci blocca con un frame rate medio di 99 fps, di cui non ci possiamo lamentare assolutamente per Horizon Zero Dawn. Red Dead Redemption è uno dei giochi più pesanti che c'è al momento sul mercato, ci restituisce comunque sempre 67 frame medi e fino a 105 di FPS massimi. Il processore, per quanto riguarda il gioco, va sicuramente bene, ma l'architettura Alder Lake è sicuramente una delle architetture più belle che sono state fatte finora, perché è un'architettura che vi permette di fare tante cose insieme, è un'architettura ibrida e soprattutto un'architettura che dal punto di vista del lavoro workstation e del lavoro quindi anche della content creation e produttività, e non intesa soltanto come office ma proprio nel senso come produrre effettivamente qualcosa di lavorativo, va molto molto forte. I primi bench che ho voluto portare sono i Pocket Bench, che praticamente sono dei bench che riguardano Premiere Pro e Photoshop. Non ho indagato su altri software, anche perché sono sicuro che questi sono i più utilizzati. Su Pocket Bench abbiamo un risultato di 914, mentre su Photoshop un risultato di oltre 1050, se non sbaglio è 1060. No, ho detto proprio una cazzata, perché è 1094, quindi veramente è una roba mostruosa. Il punteggio della CPU è 70 per quanto riguarda Premiere Pro e 99 per quanto riguarda Photoshop. Se fate gli stessi test praticamente su comune desktop, vi accorgete come dobbiamo appunto andare a scomodare roba come il 12600K per avere questo tipo di performance. Su un portatile del genere è tanto, veramente tanto. Ovviamente c'è il classico Cinebench, e questo qui praticamente vi fa anche notare la potenza in single thread del processore. Per quanto riguarda il 12900H, abbiamo avuto il risultato sul single thread di 1907. Sapete quanto fa un 12900K? Circa 90 punti in più. È un 5% in meno, direi che ce lo possiamo far andare bene. Per quanto riguarda il multithreading abbiamo un risultato vicino ai 18.000, se non sbaglio 18.067, che è un risultato che è praticamente in linea col 12600K, che è un processore che di core ne ha 10, di threads ne ha 16, quindi praticamente qualcosa in meno, però è anche un processore desktop che comunque consuma più dei 115 watt che consuma il 12900H, quindi effettivamente siamo davanti a una performance di cui mi ritengo ben contento. Per quanto riguarda i time spy, sia standard che in extreme, il processore riesce a raggiungere dei risultati superiori ai 12.000 punti standard e a di circa 5.800 e rotti, e buone bel rotti ma tanto, per quanto riguarda il time spy extreme. Per quanto riguarda il modello di rendering di gioco, direi che non possiamo dare nulla di più al processore, va veramente forte. Il test CPU profile ci dà un'idea chiara di quanto possono andare ad influire effettivamente gli E-core e i P-core all'interno dell'architettura del processore, e possiamo vedere come il punteggio max thread è di circa 8300, mentre il punteggio per quanto riguarda come max thread 16 è 7900. Vuol dire che effettivamente noi con 16 threads ci abbiamo, quindi 4 threads in meno, ci abbiamo quasi le stesse performance
performance del Max 13, il che vuol dire che effettivamente anche andarlo un pochettino a stringere questo processore ci dà delle performance molto alte, che appunto permetterebbero di sfruttare anche schede video migliori. Una delle particolarità, una delle cose che mi piacerebbe vedere più sui portatili, è magari l'utilizzo di porte Thunderbolt, magari con qualche connessione un pochettino più veloce, per poter poi anche andare a sfruttare box esterni con schede video che magari abbiano veramente quel carico in più che il processore riesce a dare. Anche i risultati su PC Mark risultano molto 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 elevati. È un portatile, è un processore che può essere utilizzato sia come su portatili gaming ma anche su vere e proprie workstation portatili. Sinceramente non credo che avrei assolutamente alcun tipo di problema nel editarci sopra, nel renderizzarci e nel farci altro. L'unica problematica per questo tipo di lavoro è comunque quella di poterlo collegare, cioè di avere un monitor 16 pollici. Comunque nel caso dell'Acer Triton ci abbiamo un monitor 1600p 16 pollici 240 Hz IPS con una gamma RGB elevatissima, di conseguenza anche un signor monitor, però non ci facciamo neanche tanti problemi perché noi abbiamo la nostra fidata porta HDMI che ci permette di attaccarlo al monitor che vogliamo e avere un portatile, una potenza computazionale alta su qualsiasi schermo. Ma questo insomma è un po' una particolarità, è un po' una cosa che hanno tutti i portatili. Se questo processore ha una pecca, però, è sicuramente il rapporto di efficienza energetica. È un processore che riesce ad andare più forte degli altri, anche più forte della gamma Ryzen 6000, che al momento latita un pochettino sul mercato. Già i processori con serie Intel 12esima generazione mobile sono complicati da trovare, quelli con Ryzen 6000 sono ancora di più. Ryzen 6000 che comunque, consumando meno, non arriva alle performance. Intel riesce a darti qualcosina in più, però andando a consumare di più. I portatili ovviamente su cui sono presenti gli i9 o gli i7 sono portatili che tendono a costare molto, ma sappiamo che sono portatili molto situazionali per persone che effettivamente hanno bisogno di portarsi uno strumento di lavoro dietro. Io difficile che mi sognerei di avere un portatile se non dovessi lavorarci e pagarlo più di 3.000 euro, ma questa è la mia onesta opinione. Poi ovviamente si rientra sempre all'interno di quelle esigenze che possono colpire o non colpire una persona. Probabilmente in questo momento tu non ti senti per nulla attratto da una cosa del genere, posso assicurarti ci sono professionisti che per lavoro nel vedere qualcosa del genere potrebbero anche dire wow. Speriamo che con le prossime serie anche a livello di efficienza energetica si possa fare sempre di meglio. Già il passo fatto rispetto a prima è gigante, non saprei neanche quantificarlo quanto è più efficiente rispetto a un Intel di serie 11 che comunque ho provato neanche 6-7 mesi fa. Parliamo veramente di due sport completamente diversi per quanto riguarda quel punto di vista. Veramente una super piacevole sorpresa. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi che all'Intel 12900H è anche presente una grafica integrata, è l'Iris Xe. Iris Xe che per quanto si possa provare a renderla buona, comunque non è che arriva alle performance delle Vega oppure dell'RDNA2 presente all'interno dei processori Ryzen, che dal punto di vista della grafica integrata sicuramente vanno ad avere qualcosina in più. Ma comunque insomma è una grafica, cioè, considerate che in un portatile del genere voi avete sempre una scheda video discreta come una 3080 Ti mobile. Quella grafica, per utilizzarla per quello che dovete fare, perché sono anche sistemi che vi permettono completamente di spegnere letteralmente la scheda video discreta in modo da consumare 0 watt con quella, va più che bene. Cioè nel senso che se tipo dovessi utilizzare il portatile per giocare anche a League of Legends con l'Iris Xe, uff, a voglia a te. In generale sono molto soddisfatto di questo processore e credo che la serie mobile Alder Lake vada veramente forte, però questo mi mette una dannata paura addosso che voi non potete capire. Intel ha appena sfornato un prodotto che è veramente interessante per quanto riguarda il mercato mobile. Io non pensavo che saremmo arrivati al punto di avere processori che potrebbero essere tranquillamente utilizzati in ambito server home su portatile, però adesso a questo punto non voglio neanche vedere una situazione di seduta sugli allori. Voglio che questo picco verso l'alto continui, soprattutto anche perché Intel, che porta soluzioni così all'avanguardia, spinge anche la concorrenza a portare soluzioni così all'avanguardia, e di conseguenza i prezzi che vediamo oggi, che sono così lontani, se c'è concorrenza vedete come poi scendono verso il basso e riusciamo effettivamente a ottenere delle soluzioni che per noi consumatori vanno benissimo. Ovviamente per quanto riguarda la mia opinione sul processore è perfettamente positiva, non ho nulla assolutamente da dire. Sicuramente però fare attenzione alle personalizzazioni del portatile che andate ad acquistare, perché alcuni potrebbero avere problemi di temperature più di altre, però questo qua diciamo è una disamina che andrebbe fatto più in generale su tutti i portatili piuttosto che su questo.
questo. Ho visto portatili con processore da 15 watt arrivare a 95 watt e ho visto portatili con processori da 130 watt arrivare massimo a 80. Dipende molto da chi ci mette le mani sopra. Per quanto riguarda il processore però, io starei ben tranquillo. Ragazzi, nella review di oggi ho provato a mettere dei benchmark che magari sono più conosciuti, con cui avete più familiarità, per magari darvi un senso un pochettino più reale delle cose. Comunque non vi preoccupate, per quanto riguarda, diciamo, le operazioni un pochettino più interne, anche di altri tipi di cose, sicuramente arriveranno altri contenuti, sicuramente lo vedrete nelle prossime recensioni. Spero di avervi dato un quadro chiaro di cosa si può ottenere oggi con un processore mobile top di gamma, che è veramente tantissimo. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate, commentate, condividete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!